Benvenuto ai 17 modi per capire se sei in un programma di Maria De Filippi. 1. Pur non vivendo in una caserma militare, indossi una divisa identica a quella dei tuoi amici. 2. Hai sempre un costante mal di testa per l'esposizione ad urla che superano i 100 decibel. 3. Non hai ancora capito cosa tu abbia fatto di male. Sta di fatto che tutti ti odiano. 4. Tutti, ma proprio tutti, non fanno altro che parlare male di te. 5. Il principale problema della tua vita è la forma del collo del tuo piede. 6. Più volte nella tua vita hai rischiato di soffocare restando sommerso nei peluche. 7. Anche quando viene a portarti delle contravvenzioni, apri sempre volentieri al tuo postino. 8. Non riesci proprio ad esprimerti correttamente, se non ti fai prima venire il fiatone. 9. Hai una tremenda paura di incontrare di notte in un vicolo buio una delle mamme dei tuoi amici. 10. Quando una ragazza voglia uscire con te, non ti chiede di invitarla a cena, ma ti chiede di fare un'esterna con lei. 11. Adori posare le tue stanche membra su un supporto degno del tuo prezioso fondo schiena. 12. La tua torta di compleanno rende chiaro a tutti gli invitati quale sia il tuo mestiere. 13. Dopo le tue apparizioni televisive, nel tuo quartiere sei diventato una vera e propria star. 14. Ti sei fratturato una discreta quantità di ossa provando le prese nel salotto di casa. 15. Finora hai speso tutti i tuoi guadagni comprando tonnellate di gel per capelli. 16. Per quanto tu ce la metta tutta, ma proprio tutta, il parquet dello studio non ti sembra mai abbastanza pulito. 17. L'ultima volta che hai pianto è stato 5 minuti fa.